Nuova puntata di Lunedì a Marcord, l'ultima del 2015. Un saluto a chi ci segue, ma un saluto specialmente all'ospite odierno, Antonio Mazzagatti. Lo conoscete tutti, la voce del calcio Padova, un ospite non casuale, perché la scorsa settimana è stato ai nostri microfoni Stefano Fattori, il fratello di Gildo, di cui tu, Antonio, sei tuttora il successore. Ci pensi a questo fatto? Che emozione è? Ci penso sì, anzi è un fardello che mi porto sulle spalle perché mi rendo conto della grossissima responsabilità. Ora sono anni un po' diversi dagli anni di Gildo, nel senso che nel frattempo la società è cambiata, si è evoluta, si sono evoluti con la società anche i mezzi di informazione. Negli anni di Gildo, quindi parliamo degli anni 80, degli anni 90, la radio sicuramente aveva un'importanza diversa perché non c'erano gli altri strumenti che adesso vanno per la maggiore. Pensiamo ad internet, per esempio, pensiamo alla pay TV o comunque allo streaming che adesso viene usato, per esempio, per la trasmissione di Lega Pro. Quindi allora, all'epoca di Gildo, le radiocroniche avevano un significato, adesso ne hanno un altro, probabilmente è diminuito il bacino d'utenza, però comunque è una responsabilità perché indissolubilmente il nome di Gildo è legato a quelle delle radiocronache e quindi venire accostato in qualche maniera a questo tra virgolette mostro sacro come era Gildo Fattori mi provoca un po' insomma di ansia, di preoccupazione per riuscire a portare avanti in qualche maniera questa traduzione nella maniera più degna. E viene accostato a Gildo anche per l'affetto che ti tributano i tifosi biancoscodati e la dimostrazione tangibile di questo affetto è stata la raccolta fondi per sostenere la radiocronache da parte dei tifosi, un'iniziativa più unica che rara. Sì, sicuramente, anche perché ti dico la verità, ha avuto un successo che non mi attendevo, nel senso che, come tutti sapete, all'inizio dell'anno ci sono stati alcuni problemi per la messa in onda delle radiocronache, visto che la Lega voleva delle cifre assurde e quindi per alcune settimane non siamo andati in onda. Poi l'agenzia di pubblicità è riuscita comunque a trovare i fondi e a quel punto io pensavo che comunque, sai, i tifosi magari facessero un discorso del genere, beh, ma ormai per quest'anno le radiocronache sono salve, quindi tutto sommato lasciamo andare. Invece, nonostante questo, e nonostante appunto il fatto che le radiocronache comunque fossero già iniziati, l'iniziativa degli amici dell'Azionariato Popolare ha avuto un successo, direi, oltre le più rose aspettative, perché con 20 giorni di anticipo rispetto al termine fissato si è raggiunta la cifra di 1.100 euro. E insomma è una cosa che mi ha provocato veramente una felicità e che quasi mi ha messo anche in imbarazzo, perché sai, in questi tempi dover chiedere soldi alla gente per mandare in onda una radiocronaca quando ci sono tante cose più importanti, non ti nascondo insomma che ero un po' perplesso. Però giustamente poi gli amici dell'Azionariato Popolare mi hanno fatto presente che è una cosa che loro facevano volontariamente, con il cuore, ed è questa la cosa più bella alla fine, insomma, che le radiocronache siano in parte state così salvate da questi tifosi che evidentemente ancora usano la radio per mantenersi vicini al calcio Padova, o perché non hanno la possibilità di recarsi allo stadio per motivi lavorativi, o perché comunque appunto sono vecchi ascoltatori di Gildo e quindi gli piace poter continuare questa tradizione. Facciamo ora un passo indietro, anzi ben più di uno. Come e quando è nato questo tuo viscerale amore nei confronti del Padova? È una cosa abbastanza strana, nel senso che io fino all'età di 11 anni non ero assolutamente appassionato di calcio, anzi proprio non mi interessava. Poi nel 78 ci fu il Mondiale d'Argentina e non so per quale motivo, forse perché magari guardava mio papà in televisione, cominciai a guardare qualche partita e da lì scoccò questa scintilla e niente, io i primi tempi guardavo il calcio appunto alla televisione, poi chiesi a mio papà di portarmi allo stadio. Mi ricordo la prima partita che vidi fu della Nerossi Vicenza, cosa abbastanza strana per un tifoso del Padova, ma allora era il Vicenza di Paolo Rossi, ero un undicenne abbastanza così ingenuo, quindi non mi preoccupavo del fatto che fosse Vicenza, Padova o qualcun altro, ecco. Però poi il fatto appunto di dover cambiare città per andare a vedere il calcio mi indusse a chiedere a mio papà, dice: ma papà, scusami, perché dobbiamo andare a Vicenza a vedere la partita, non possiamo andare a Padova? Padova in quel momento era il Padova tra l'altro di Giussi Farina ed era in Serie C1, purtroppo l'anno tra l'altro della poi successiva retrocessione. Però questo non mi impedì di vedere quell'anno, credo, tre partite. Mi ricordo un Padova-Mantova, un Padova-Piacenza e un Padova-Trento allo stadio Appiani. Ecco, dopo da quell'anno lì poi la passione si è
cementata. Con un idolo, Cinapezzato. Cinapezzato, sì. Cinapezzato tuttora è il mio giocatore del padel preferito di tutti i tempi che ho vissuto io, naturalmente. Quindi parliamo dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 fino ad adesso. Per quanto riguarda i tuoi inizi in radio, le prime trasmissioni, i primi collegamenti dallo stadio per le emittenti del sud? Allora, dunque, io ho cominciato a collaborare con la radio nel 1985, se non ricordo male. Allora già c'era la radio ufficiale, che era Radio Padova, con Gildo Fattori, e poi Radio Centrale, che era stata l'emittente, tra l'altro, che aveva lanciato comunque Gildo Fattori le radiocroniche ufficiali 2 o 3 anni prima. Poi c'era stato un cambio di emittente, nel senso che le radiocroniche ufficiali erano prima passate da Radio Centrale a Mela Radio e successivamente a Radio Padova, e Gildo appunto le aveva seguite. Ma Radio Centrale continuava comunque, anche se non in maniera ufficiale, a seguire il Padova. E io, che avevo allora 18 anni, mi ero proposto, insomma, per collaborare, insomma, per cercare di entrare in questo mondo che reputavo affascinante. Mi ricordo che nei primi anni mi limitavo soltanto a trasmettere da studio. C'era una rubrica settimanale che conducevo, che si chiamava Serie C come centrale. E poi, verso la fine degli anni 80, credo 87, 88, giù di lì, cominciai invece anche a frequentare lo Stadio Piani in tribuna stampa. E allora mi ricordo mi affidavano ogni tanto le radiocronache per le radio delle squadre che venivano in trasferta alla Piani. Quindi molto spesso erano radio del sud, magari non potevano mandare il loro inviato per questioni Dovevi economiche, mantenere e io l'entusiasmo. dovevo fare la radiocronaca. Mi ricordo proprio il famoso Padova Barletta 4-3 con il gol al 94esimo. In teoria io avrei dovuto fare il tifo per il Barletta, ma in quell'occasione veramente non potevo, e mi immagino che gli ascoltatori di Barletta non saranno stati tanto contenti in quel frangente, vista la mia reazione al gol finale del Padova. E poi hai iniziato a seguire il Padova anche con radiocronache integrali, clandestinamente. Clandestinamente, sì, perché ovviamente Gildo era sempre il radiocronista principale ufficiale per Radio Padova, ma noi di Radio Centrale le facevamo un po' di straforo. E erano gli anni, tra l'altro, in cui si stavano fermando i telefonini cellulari, sono cominciati ad apparire verso l'inizio degli anni 90, erano diversi da quelli di adesso. Erano telefoni grandi così, pesavano magari 1,5 kg e la batteria durava 20-30 minuti, quindi bisognava portarsi dietro un collo di almeno 2-3 batterie, cercare di centellinare al massimo l'energia, e soprattutto non ci si poteva far vedere, perché naturalmente, essendo noi clandestini, dovevamo imboscarci in mezzo al pubblico e non potevamo andare in tribuna stampa. Per cui spesso succedeva che dovevamo andare con i tifosi in trasferta, in curva addirittura. E mi ricordo spesso eravamo io e Andrea Moretto che andavamo in trasferta, ed erano cose abbastanza simpatiche, avventure divertenti con tanti aneddoti che potrei ricordare. Una volta addirittura a Monza avevamo portato in trasferta, avevo anzi portato un cordless, che aveva la base collegata in un appartamento situato in un condominio a 200 metri di linea d'aria dallo stadio Birantheo. Quindi avevo portato la base lì e poi mi avevo portato il cordless dietro in curva. E Recepiva il segnale. recepiva il segnale, quindi veramente eravamo dei pionieri tutto sommato all'epoca. Adesso E quindi fa 90 ridere un minuti di po'. radiocronaca in mezzo ai cori dei tifosi. In quella circostanza non avevamo potuto fare 90 minuti perché non reggeva la batteria, ma quando facevamo invece con il cellulare, sicuramente sì, eravamo, ripeto, in mezzo. Ma lo stesso Gildo addirittura, ci fu qualche anno in cui fu obbligato pure lui a fare la radiocronaca della curva, perché mi pare a metà degli anni 90 la Rai aveva, per un paio di stagioni, comprato i diritti esclusivi di trasmissione di tutte le partite per la A e la B. Quindi le radio locali hanno praticamente tagliate fuori. Pertanto, quei pochi che volevano comunque tentare in maniera semilegale di trasmettere dovevano farlo sempre di nascosto. E mi ricordo che anche il Gildo, per un paio di campionati, fu costretto, una volta che andava in trasferta, a fare la radiocronaca dalla curva. A proposito di Gildo, lui ha seguito il Padova dall'81 al 2003 per 22 anni. Tu che hai iniziato a frequentare la tribuna stampa della Piana inizio anni 90, l'hai superato. Beh, oddio, superato è Pensavo, una perché brutta magari parola. pochi sanno, però a livello di anni a seguito del Padova di radiocronaca. Sì, ecco, diciamo che sono rimasto, forse insieme magari a Stefano Edel, uno dei cronisti che segue il Padova da più tempo, perché ricordiamo, Paolo non è andato da poco in pensione, e quindi, guardandomi attorno, sono probabilmente io e Stefano Edel siamo le persone che in qualche maniera, a livello di cronisti, seguiamo il Padova da più anni continuativamente. È una cosa che
che mi fa piacere, anche se naturalmente io non mi ritengo a livello dei colleghi che ho appena menzionato, anzi mi fa specie chiamarli colleghi perché non mi sento assolutamente sul loro piano. Io non mi ritengo nemmeno un giornalista, mi ritengo un semplice cronista e non so nemmeno se lo faccio bene, però insomma cerco di farlo se non altro con passione e con attaccamento ai colori bianco scudati. Vabbè, questo sicuramente. Tra l'altro, a proposito di Gildo, tu hai un grande ricordo anche in merito al tuo primo incontro con lui. Sì, io Gildo l'ho sempre visto, ripeto, come un mostro sacro, come un'icona, quasi una cosa, insomma, un personaggio direi quasi inavvicinabile, per cui la prima volta che mi è capitato di averlo proprio vicino, a breve distanza, è stato quando, in occasione di una partita alla Piani, noi di Radio Centrale avevamo la postazione nell'appendice nuova della Gradinata Est, quella situata in via 58esima Fattoria, che poi è stata abbattuta. E mi ricordo che evidentemente stavano facendo dei lavori nella tribuna stampa, pertanto, per un certo numero di mesi Gildo non poteva sistemarsi lì per fare le sue radiocronache, quindi lo avevano dirottato dalla parte nostra. C'era questa cabina abbastanza lunga, spaziosa. È la prima volta appunto che io l'ho avvicinato, è stato in una di quelle occasioni, quando me lo sono visto entrare senza preavviso, sono rimasto letteralmente senza parole, avevo quasi paura di salutarlo da quanto ero in soggezione. Mi ricordo che gli dissi qualcosa tipo buongiorno signor Fattori, e lui tranquillamente, senza scomporsi, mi fece no, no, ma dammi tranquillamente del tu. Quindi era proprio una persona molto alla mano. Ecco, io purtroppo non ho potuto conoscere a fondo forse Gildo, nel senso che ho avuto sempre molto timore reverenziale nei suoi confronti. Poi non l'ho magari frequentato al di fuori dello stadio, l'ho sempre visto, ripeto, come una persona se non altro da imitare, ma ho sempre vissuto il rapporto con lui in maniera abbastanza rispettosa, per cui è stato anche molto, molto gentile nei miei confronti. E dopo la scomparsa di Gildo, raccontaci la storia del microfono delle radiocronache del Padova che poi tu hai preso nell'ultima stagione di Serie C1. Sì, dunque, purtroppo la mancanza di Gildo si è fatta subito sentire. Io credo che le prime partite dopo la sua morte siano state raccontate da Gianluca Di Marzio, da quello che ricordo. E poi subentrò invece Giovanni Viafora, che adesso ricordiamo, lavora al Corriere del Veneto. Ci fu poi anche un intermezzo in un anno, se non ricordo male, di Riccardo Solfo. E successivamente ritornò Giovanni Viafora proprio nel campionato 2008-2009, quello della promozione con Sabatini, ma in quel periodo Giovanni era anche impegnato sul fronte Serie A perché lavorava con Mediaset, quindi non potendo seguire sia la A che la C1, mi chiese di subentrargli. Io naturalmente fui molto contento, lo feci molto volentieri. Che accompagnasti il Padova in Serie B con una vecchia canzone, che era un inno bianco scudato che divenne la colonna sonora della promozione. Insomma, com'è che l'hai spolverata? Ma quella fu una cosa del momento, ti dico, una cosa che mi venne in mente proprio forse la sera prima di un famoso, di un ormai credo non dimenticato Reggiana Padova, questa gara di Reggio Emilia che era importantissima, dove tra l'altro si affrontava una diretta rivale per accaparrarsi un posto nei playoff, e la trasferta, ricordo, era vietata ai tifosi del Padova per questioni di ordine pubblico. Era Quindi, migliore non so. esatto, venne trasmessa però dallo Stadio Lugano, venne installato un maxi schermo che poi tra l'altro mi dissero fosse un mini schermo alla fine perché non era di grande dimensione. Comunque, si radunarono a Lugano credo un paio di migliaia di spettatori e ci fu praticamente la telecronaca della partita con il mio commento. Ma io o la sera prima o addirittura la mattina stessa della trasferta di Reggio Emilia ebbi una specie di folgorazione. Mi ritornò in mente questo inno storico che veniva suonato allo Stadio Appiani, che tra l'altro mi era sempre rimasto nel cuore perché mi ricordava proprio i tempi belli dell'Appiani, quando venivano 15-16 mila spettatori in C2. E mi dissi, beh, visto che in questo momento il Padova ha bisogno di calore, perché non provare a tirarlo fuori dalla naftalina, a riproporlo? E lo suonai praticamente, mi pare, proprio prima dell'inizio della partita, come portafortuna e naturalmente poi anche alla fine. E credo poi la cosa fu apprezzata dai tifosi, tant'è vero che venne anche suonato, se non sbaglio, allo Stadio Lugano nelle successive gare del Padova.
e venne anche riproposto poi da me in tutte le successive radiocronache fino alla fine del torneo, quindi fece un po' da portafortuna di quel vittorioso finale. Quindi lo mandò alla radio, ce l'aveva negli archivi? No, la radio non ce l'aveva negli archivi, fui io, portandomi dietro un piccolo lettore MP3 collegato a delle piccole casse portatili, a sparare proprio la musica attraverso il microfono, quindi la qualità non sarà stata eccessa, però il suo effetto lo fece. Assolutamente. È stato Busto il più bel capitolo per te da radiocronista? Sì, probabilmente sì, anche perché poi quella radiocronaca comunque viene proposta periodicamente, ogni volta che mi invitano in qualche trasmissione. Io ormai è diventato un po' un connubio, insomma, Mazzagatti, Busto, Di Nardo, c'è questa triplice alleanza, insomma, no? Busto, Mazzagatti e Di Nardo, e lì effettivamente anche l'idea che ci fossero in Prato della Valle 7-8 mila persone davanti al maxi schermo, se ci penso mi vengono i brividi, insomma. Assolutamente. Poi gli anni di Serie B e gli ultimi avvenimenti recenti, che parere ti sei fatto del nuovo Padova, della nuova dirigenza e di questi due campionati? Allora, io sono contentissimo che il Padova sia in mano ai padovani, perché purtroppo non c'è nulla da fare, non perché io ce l'abbia con i Faresti per partito preso, ma guarda caso negli ultimi decenni ogni volta che il Padova è finito in mani non padovane, e poi alla fine le cose sono andate a finire e sono andate sempre male, insomma. Quindi l'importante è che adesso abbiamo una dirigenza di tifosi, soprattutto di imprenditori bravi nel loro campo, che sono stati coraggiosi a dire poco a imbarcarsi in questa avventura che ovviamente di cui non conoscevano poi l'evoluzione. L'anno scorso a luglio si sono rimboccati le maniche, a differenza purtroppo di molti miei concittadini che amano tanto parlare ma poi alla fine quando c'è il momento di fare tergiversano. Quindi non posso che pensarne bene. Io mi auguro che il Padova rimanga in queste mani per tanti tanti anni a venire ancora. Quello che è successo l'anno scorso rimarrà comunque nella storia, anche se era un campionato di Serie D, credo che la gente se lo ricorderà per tanto tempo, un po' come era stato per il famoso campionato di Serie C2 26 anni fa, quello che aveva, ricordo, portato allo stadio Appiani anche 15-16 mila persone, nonostante fosse un campionato di quarta serie italiano. Perfetto, ringraziamo Antonio Mazzagatti per essere stato nostro ospite, e allora risentirci con gli altri tifosi con le radiocronache.